bel vincente che sei. Guarda. Volete che mi rigiro la porta? Sì, apri la porta. No, me la rigiro. No, please, apri la porta. Vuoi rimettere a posto gli armadi? Questo è ancora abbastanza decente. Ma questo... Babbo Natale, guarda che deve stare nelle spese, perché mamma e papà... Babbo Natale e mamma e papà si conoscono. È vero, pure perché mamma e papà... Eccoci. Il signore ha letto... Ha detto questa non si muove, io me ne vado perché non ho più voglia di stare qui, aspettavo un attimo. Vabbè, allora abbiamo mangiato per pranzo oggi, abbiamo fatto, cioè l'ha preparato Giorgio, hanno preparato Giorgio e Manuel tagliolini con il sugo di verdure, sì, con il sugo di verdure, quello dell'Eurospin nella bottiglia. E poi abbiamo mangiato i ciseri, quei bocconcini di formaggio, wurstel, abbiamo trovato ancora un pacchetto, quindi Gabriele ha mangiato un wurstel, visto che lui non ha mangiato i ciseri perché sono impanati e lui non li può mangiare. E poi noi ci siamo divisi gli altri e ovviamente anche Pia tutto questo e l'insalata. Adesso stiamo scendendo per ritirare gli occhiali e poi andiamo da mia sorella, così i bambini giocano un pochettino con Luca, perché sono malati e non possono andare a scuola, ma in realtà, cioè, a parte la tosse, Gabriele secca, non ha niente. Sabrina ha un pochino di mal di gola, ma in realtà non sta male, quindi non possono andare a scuola. Però devo andare fino alla mia sorella e non posso naturalmente lasciarli a casa, perciò me li porto dietro. A casa sono rimasti Manuel e Giorgia, che comunque sono grandi. Manuel può già stare da solo e Giorgia comunque ha 13 anni, quindi poi comunque tra più o meno un'oretta arriva a casa il mio vicino Sergio. E quindi nel caso avesse... Ma le casse le abbiamo caricate in macchina? No, sì, credo sì, sì. Quelle dell'acqua? Sì, l'ho caricata io. Ah, ok. Sì, e quindi se nel caso avessero bisogno comunque di qualche cosa, c'è lui poi di fianco, che basta solamente che lo chiamano e quindi sono tranquilla, che non è che... Sono proprio da soli, spersi nel nulla. Cerco di non lasciarli mai da soli, ma ogni tanto capita, poi comunque loro... iniziano a essere grandi e quindi devono anche imparare a stare in casa da soli. E niente, e quindi ci aggiorniamo poi dopo. Eccoci, sì. E guardate qui, c'è Gabriele con i suoi nuovi occhiali. Sono contento. Così almeno ci vede di nuovo, poverino. Purtroppo quando non ci si vede, stare senza occhiali è veramente bruttissimo, perché proprio non vedi niente, cioè comunque vedi malissimo. E poi oltretutto loro sono tutti come me miopi e astigmatici e quindi è proprio bruttissimo. Però adesso abbiamo fatto gli occhiali nuovi, con 50 euro ce la siamo cavata e va bene così, è andata bene così, guardate. E poi d'altronde fossero anche stati di più, tanto senza occhiali non poteva stare, magari uno stava su una montatura che costava poco, ma tanto le lenti quello costano, quindi non è che c'è poco da girarci intorno. È andata bene che si sono rotte adesso che c'è questa promozione e quindi li abbiamo pagati poco, con 50 euro
abbiamo fatto montatura e lenti, e così lui è a posto. E niente, adesso andiamo da mia sorella. Ogni giorno è arrivata l'ora di cena. Io ho preparato qui una scatoletta di tonno con i funghi trifolati, questi qui, con il misto funghi. Aspettate, ah, perché bruciano, mettiamoci qua, ecco, con questo, con una scatoletta di tonno piccolina così. E adesso vado a metterci dentro questa polpa di pomodoro finissima che ho preso sempre all'Eurospin. So che abbiamo già mangiato la pasta oggi, però Maurizio non l'ha mangiata, gli andava. Adesso aggiungo anche l'altra e poi, se non basta, aggiungo anche questa passata di pomodoro piccolina. E qui c'è già l'acqua che bolle, così buttiamo poi giù la pasta. Per noi ho scelto queste paste qui, che sono sostanzialmente uguali come forma e anche come tempo di cottura, solo che questa qui è all'uovo e invece questa qui è di semola. Come se invece per Maurizio e Gabriele faccio questa, come sentite dalla mia la voce mi sta un po' scappando, il mal di gola sta un po' crescendo, non fortissimo però c'è. E poi ci sono anche delle novità per quanto riguarda la scuola di Giorgia, ma per il momento non vi posso dire niente, comunque speriamo bene, insomma. E lei è ancora a casa perché ha la tosse, Gabriele anche, Sabrina ancora un goccino di mal di gola, Giada invece in teoria domani dovrebbe andare a scuola. E poi Manuel anche si sta riprendendo abbastanza, comunque è stata una cosa abbastanza, cioè, svelta, perciò torneranno a scuola presto. Adesso vado a finire di mettere la salsa lì e a buttare giù la pasta qui, perché là non bolle ancora. Infatti non so perché ho levato il coperchio. Vabbè. Siamo arrivati a 1000, grazie a tutti! Poveri bambini, che madre del genere che hanno! 1, 2, 3, come on!